La tredicesima edizione del Mango Music Fest è alle porte, tra una settimana si inizia con gli eventi, ma molto prima si parte di anticipo con alcune iniziative. Cominciamo da queste. Allora sì, abbiamo un sacco di anteprime, di serate, di programmi, di proposte che anticipano appunto il 5 luglio in cui inizia il festival. Sabato 1 e domenica 2 c'è un sacco di iniziative che sono da una parte nella location del festival, Contraerea, che fa una serie di esibizioni, workshop, laboratori, spettacoli sulle arti appunto aeree circensi, e quindi un primo lancio dei loro progetti, delle loro proposte. Lo stesso sabato 1 luglio poi saremo nell'ambito della programmazione degli eventi speciali della Fiera Antiquaria di luglio, che ha tutta una serie di proposte innovative, saremo a presentare un aperitivo di gala in fortezza con un'orchestra jazz, swing, e quindi un momento molto anche affascinante, bello, in fortezza Medicea. E a seguire, al parcheggio Mecenate, sviluppato insieme ad ATAM, il progetto di Silent Disco, cioè un evento in cui il pubblico avrà delle cuffie wireless e potrà selezionare tre canali e ascoltare una tipologia diversa di musiche in un contesto particolare come quello appunto del parcheggio Mecenate. Per sensibilizzare e far capire alle persone, da un lato un progetto culturale e musicale, dall'altro come anche il Mecenate sia una location vicina alla città e utilizzabile sia appunto come parcheggio tutti i giorni, ma anche per altre serie di iniziative. E da lì poi si va alla settimana seguente, in cui il 5 di luglio fino all'8 c'è la programmazione musicale a Tortaia, nel main stage diciamo del festival, ma parallelamente abbiamo la parte cult, quindi eventi letterari con giornalisti, scrittori e personaggi diciamo culturali al Loggia Vasari in Piazza Grande, e all'Arena Eden invece la programmazione del cinema, che inizierà appunto da martedì 4 con Luigi Locascio ospite, per chiudersi il giorno seguente alla fine del festival, quindi domenica 9, con Ruggero Deodato, con dibattiti e poi proiezioni dei loro film. Quindi diciamo dal 4 al 9 poi sostanzialmente si apre un cartellone molto, molto ampio, molto vario, da ospiti musicali molto importanti, basta citare Levante, Salmo, Zen Circus e Fast Animals, che si susseguiranno nelle varie serate del festival, sempre con ingresso gratuito, agli altre proposte che abbiamo detto prima, quindi un po' per tutti i gusti tra il centro storico e la location appunto di Via Alfieri, che è la nostra base, il nostro nido in cui abbiamo sviluppato il progetto. Il Mango Fest si è classificato al primo posto del bando Buoni Creatività e quindi ha dimostrato di rispondere a pieno a quelle che sono le desiderata dell'amministrazione in questo senso, cioè una iniziativa che abbia in questo senso la musica come carattere essenziale, ma che decline la musica in tanti altri aspetti di tipo culturale, quali la letteratura e la cinematografia. Un evento che interessa il centro e la periferia della città, un evento che è attrattivo da un punto di vista ormai nazionale, quindi queste caratteristiche fanno del Mango Fest una espressione importante per la città di Arezzo e della città di Arezzo, è dedicata a tutti gli aretini, perché se nelle edizioni diciamo così più antiche comunque svolgeva un ruolo fondamentale nell'intercettare un target preciso, oggi non è più così. Oggi il Mango Fest è un'occasione certamente fortemente legata alla musica rock e alla musica pop, ma in realtà da questo legame principale identitario si sviluppa in molti rivoli della cultura e del sapere, e quindi è un'iniziativa per la città, nella città e della città. Mango è una delle poche manifestazioni rimaste che è cresciuta nel tempo, che ha colmato un vuoto che si era creato nella nostra città, è rimasta una giusta dimensione e la vediamo crescere ogni anno, e lo si vede anche dal sostegno finanziario che ottiene, diciamo, extra istituzionale. Prima questi tipi di iniziative erano interamente sostenute dal pubblico, oggi sono per lo più sostenute dal privato. Questo è un segno di maturità, di crescita di una manifestazione, e quando cresce Extra, che è una grande azienda che scommette su importanti manifestazioni, insomma gli stiamo vicino con l'obiettivo di fare crescere ancora di più, perché l'obiettivo nostro è far fare agli aretini eventi per i non aretini. Smettiamo di insistere con eventi fatti da non aretini per gli aretini, come se fossimo solo un mercato di consumatori.
parcheggio mecenate e diventa di fatto, tra virgolette, il teatro di una bella iniziativa, quindi in questo senso è sicuramente positiva, che ha un obiettivo. L'obiettivo è avere un'iniziativa che attira molto pubblico. L'obiettivo nostro è quello di far sì che questo pubblico possa conoscere questo parcheggio, perché il parcheggio soffre da anni del fatto che è percepito come distante dal centro, quindi soffre anche di questo, quindi c'è è stato del tempo una scarsa utenza. Abbiamo visto che con iniziative cominciate nel settembre scorso, con il concerto, quello che era di musica classica, poi la festa degli 80 ed altri, abbiamo riavvicinato le persone per motivazioni diverse rispetto a quella di dover andare a parcheggiare, a un parcheggio che è sicuramente comodo, economico, perché la tariffa è messa ad Arezzo, e questo obiettivo viene oggi colmato ulteriormente con questa iniziativa simpatica che è la discoteca con le cuffie, che però attirerà moltissime persone. L'obiettivo è appunto quello di far sì che la gente percepisca per l'evento la comodità del parcheggio e questa comodità rimanga anche nei giorni successivi anche all'evento, e cui venga poi riutilizzata. Abbiamo visto che questa politica ha portato a un incremento, con le iniziative dei mesi scorsi, un incremento del numero di coloro che parcheggiano, e lavoriamo su questo fattore. È un'opera pubblica, non la possiamo regalare al degrado, l'obiettivo nostro è valorizzarla, e quindi queste sono delle iniziative. Sostegno al Mango Music Fest è un'iniziativa importante, questo è il nostro obiettivo.